Bene, grazie Claudio ancora. In perfetto orario, arriviamo all'ultimo intervento che è di Giacomo D'Alessandro, che è presidente dell'associazione Il Cammino dei Ribelli e che ci parla di un cammino sociale in Val Borbera. Comunque trovo bello che il signore di Voghera dica: io non sono d'accordo su questa cosa perché vuol dire che ha elementi per smentire un po' Claudia o ha una speranza che si possa superare la. Sì. Io posso confermare che Pavia è veramente difficile. Ci sono studenti che si laureano e arrivano a fare il dottorato, quindi 5 anni più 3, 8 anni, e hanno parlato con alcuni pavesi, il tabacchino, il panettiere, dice, ma rompere il muro con i pavesi è veramente duro. Per me è stato più facile perché ne ho sposata una, ma. Per altri è stata difficile, sì. Ecco qua, funziona. Bene, intanto grazie dell'invito e mi scuso per non aver partecipato alla sessione del mattino, che deve essere stata altrettanto interessante. Ma il cammino dei ribelli, non so chi ne ha già sentito un po' parlare, magari ripeterò cose scontate, ma faccio solo un piccolo inquadramento perché parliamo di dietro l'angolo, di Val Borbera. È prima di tutto un'esperienza comunitaria. E infatti poi a proposito di questo, dopo aver fatto una piccola presentazione, mi piacerebbe più che altro condividere con voi quello che mi ha risuonato anche degli interventi precedenti in relazione a questa esperienza. È un'esperienza comunitaria, di valle, in un territorio dove sapete meglio di me che lavorare di valle è qualcosa di forse di utopico, per riprendere un termine che si usava anche prima, no? Utopia o follia, nel senso che facciamo i conti con territori dove è molto difficile superare i campanilismi, superare le appartenenze e anche un po', si comprende spesso un po' con la paura di perdere qualche cosa di proprio, o un proprio piccolo spazio che si è guadagnato nel tempo e quindi non si riesce quasi mai a scommettere invece sulla comunità, su un flusso, un processo, un gruppo, no? E quindi il Cammino dei Ribelli nasce come sfida nel 2018-19, a partire dalla mia laurea all'Università di Torino, anche se la triennale l'ho fatta a Pavia, lo dico per la docente, la ricercatrice. E nasce come sfida di proporre su un territorio che aveva e ha tutto un impianto escursionistico di sentieri, di realtà anche virtuose, di paesaggio, di patrimonio culturale, ma non ha, e no, non aveva, non ha in parte la fruizione, cioè l'incontro, il passaggio da fuori di altri tipi di persone. Quindi attorno a questa sfida nasce l'idea di proporre un cammino, proprio per il valore della lentezza che si diceva prima, e della lentezza come lente, mi è piaciuto molto l'idea, no? Cioè di proporre un modo di vivere e conoscere questo territorio per chi lo abita, per chi arriva da fuori, a passo lento, proprio per coglierne tutta una serie di dettagli, di sfumature, di essenze. O date per scontate, come a volte succede tra chi lo vive da tanti anni, oppure
o completamente sconosciute, come può essere per chi magari da fuori non penserebbe mai di investire una settimana del proprio tempo in una delle valli, delle tante valli in via di spopolamento dell'Appennino. Ma la sfida è quella appunto di un cammino sociale. Ora, qui sono due esempi di, no, di due cammini per eccellenza che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Il cammino di Santiago da un lato, le vie francigene, la ripresa dei grandi, degli antichi pellegrinaggi. Ma credo che la cifra distintiva nella domanda umana esistenziale di tante persone oggi, anche persone che magari non hanno mai camminato e cominciano a cercare questo tipo di esperienza, la domanda è quella di una socialità diversa, un ritmo di vita diverso e anche la possibilità di uscire dalla propria zona comfort per incontrare altri modi di vivere, altri modi di stare al mondo, lasciarsi anche incoraggiare magari per una propria ricerca embrionale di un cambiamento di vita. E così nel 2018, con un po' di persone, di volontari e di volontari della Val Borbera e anche di genovesi con radici in Val Borbera, come poi sono io stesso, abbiamo tirato giù questa idea di 7 tappe, cioè di una settimana di esperienza da svolgere su 130 chilometri di sentieri, molti dei quali sentieri CAI, vedo qui gli amici del CAI, insomma ci raccontiamo sempre le cose, altre mulattiere di collegamento fra i paesi, oramai abbandonate, ma ancora percorribili. Questo è un altro aspetto interessante, no? Prima si diceva del bisogno di tragitti di lunga percorrenza, proprio perché l'escursionismo un po' mordi e fuggi ci ha comunque abituati ad andare dove si fanno delle gite finalizzate, e perdendo così invece quei collegamenti che erano i collegamenti vitali tra i sentieri e che magari univano semplicemente un borgo a un altro borgo successivo e che un tempo erano la strada, non ce n'erano altre, quindi erano per forza tenuti aperti, lastricati e percorribili, mentre adesso bisogna recuperarli, ma per fortuna erano cose fatte bene, quindi si trovano ancora e molto spesso sono raggiungibili. E quindi la sfida è stata di proporre questa esperienza, di farlo con un sentiero che incontrasse i paesi, che passasse dentro i paesi, e, appunto proprio nell'ottica di consentire maggiormente l'incontro con le persone, tra le persone. E l'ultima parola, che per me è parola chiave, perché nei miei studi c'è la comunicazione, la cosa che era importante, che è stata un po' la sfida del Cammino dei Ribelli, è stata non tanto inventare qualche cosa di nuovo, perché i nostri territori, gli ingredienti della bellezza e della proposta ce li hanno già tutti, ma di proporre una narrazione che unificasse e rendesse attrattiva e incuriosisse a proposito di venire a scoprire questa bellezza. Per cui nel 2019 abbiamo messo online questo sito, quella che chiamiamo la guida digitale del cammino, che rappresenta un po' questa narrazione e permette a chiunque di organizzare il proprio modo di visitare, di vivere il Cammino dei Ribelli scoprendo una valle di cui magari non aveva neanche mai sentito parlare. Sul sito appunto si trovano le tappe, la cartina. Questa è una cartina in realtà in scala molto grande, ma sul sito si trovano soprattutto le tracce GPS, che sono quelle che ci hanno permesso di rendere fruibile un percorso prima di poterlo segnalare in loco, anche proprio per dimostrare alle realtà locali che era una scommessa che si poteva fare e non era necessario partire da un grosso finanziamento, da un grosso progetto, calando dall'alto un progetto sulla valle, ma si poteva partire dai camminatori, cioè dalle persone che con il loro corpo mettessero in gioco l'esperienza e scoprissero la valle in questo modo. A quel punto ha cominciato a esistere il Cammino dei Ribelli. E la grande sfida che ci siamo trovati ad affrontare è stata anche quella in valle di parlare e di incontrare persone che potessero ospitare
ovviamente appoggiandoci a tutte le realtà che già facevano ospitalità, magari a conduzione familiare, agriturismi, bed and breakfast, ma anche e soprattutto in tante zone più spopolate, dove si fa proprio fatica a trovare le persone e a trovare gli spazi aperti, a incontrare, a stringere relazioni con altre persone che credessero nella causa, prima di tutto. E come si diceva prima, e mi ritrovo molto in tante delle cose che sono state dette, il problema è quando in un territorio c'è soltanto una cultura del vedere il camminatore piuttosto che il turista, piuttosto che qualunque altro tipo di arrivo, come un portafogli da spremere. Noi abbiamo avuto e abbiamo per fortuna trovato persone che credessero nella causa di creare relazioni nuove, creare contaminazioni nuove sul territorio, e quindi che magari mettessero a disposizione la stanza da letto in più o la casa vuota per gran parte dell'anno, sapendo che quello non diventava e non diventerà dal giorno dopo uno strumento per campare, ma che nel caso di residenti potrebbe in prospettiva arricchire una microeconomia, e in generale può far esistere un tipo di fruizione del territorio, un tipo di cammino che altrimenti non potrebbe esistere perché non avrebbe accoglienza, e quello, portando incontro, portando persone nuove sul territorio, credere che farà del bene, che servirà, che farà bene a chi vive il territorio e a chi arriva da fuori. E molti feedback ci sono arrivati proprio dai camminatori, cioè dalle camminatrici. Molte testimonianze, molte segnalazioni, ci siamo resi conto che non c'è nulla di più efficace di un flusso costante di persone che a piedi lentamente percorrono una valle, proprio per riuscire a monitorare in maniera capillare tutto quello che può accadere, dalla piccola frana all'avvistamento di un animale selvatico, anche ad altri tipi di criticità, anche sociali, sapere come sta una persona anziana che vive in un paese in alta valle e che ultimamente si sentiva poco, oppure la famiglia che ha le pecore e fa i formaggi, e col fatto di incontrare i camminatori viene a sapere che potrebbe avere una certa esigenza anche dal punto di vista dell'ospitalità, del cammino, e così via. Ma la cosa più bella è proprio anche dai camminatori farsi riraccontare la propria casa, cioè con gli occhi di chi arriva farsi risignificare il proprio territorio e scoprirne quindi a propria volta delle cose che magari si davano per scontate, ma anche delle prospettive a cui uno poteva non aver mai pensato. Un esempio è che l'anno scorso un insieme di Proloco hanno per la prima volta dato il via, dato origine a una rassegna di incontri sul camminare, e l'hanno intitolata Una valle in cammino. Ecco, io vi assicuro che la Val Borbera non si era mai concepita nei suoi abitanti come una valle di cammino, una valle in cammino. E questa cosa è interessante perché vuol dire che appunto la ricomprensione delle tue possibilità si amplia, si focalizza meglio anche proprio grazie a chi arrivando da fuori ti incontra, ti racconta la sua storia, vuole ascoltare la tua storia, e in quello si genera anche una comprensione nuova, incoraggiante di quello che puoi essere, di quello che può essere il territorio in cui hai sempre vissuto. Ecco, questi sono un po' di volti, guardate che belli questi sorrisi. Questa è una delle cose che ha colpito di più e ha sciolto di più anche le rigidità delle persone che erano più diffidenti, delle persone che ci dicevano le prime volte che facevamo i sopralluoghi sulle tappe, ci dicevano: ma se voi credete che qualcuno aprirà le case qua nei paesi per ospitare degli sconosciuti, siete matti. Quelle stesse persone, dopo un po', che si vedevano passare gente affaticata con lo zainone davanti a casa, magari in una giornata di pioggia, sono le prime che hanno cominciato ad aprire le porte, a far assaggiare i propri prodotti, le proprie produzioni, e anche con gratuità a mettersi a disposizione se c'erano delle difficoltà, perché si sono trovate davanti questi volti. E tante volte in situazioni anche come questa, dove si parla, ci si racconta, magari in valle o anche fuori, mi sono trovato persone della valle dirmi: ma che bella gente che arriva col cammino, che belle persone, sono belle persone, e quindi si sciolgono anche delle paure, delle diffidenze,
rispetto allo sconosciuto, che non è più il turista qualunque o la persona strana, straniera che arriva, ma nell'ottica del camminatore viene già inquadrato con una disponibilità diversa, propria di accoglierlo, di ascoltarlo e anche del camminatore stesso a conoscere chi incontra. Ecco, tutto questo si sta rivelando possibile, mi fa piacere finalmente mostrare un po' di volti, grazie a persone, non solo a tante realtà, appunto citavo il CAI, l'ente parco, piuttosto che alcuni sindaci, alcuni comuni, alcune associazioni del territorio, ma si sta rivelando possibile grazie a volontarie e volontari del cammino, anche con professionalità molto elevate, come Irene Zembo, che qualcuno avrà riconosciuto, che si sono fin dall'inizio messi a disposizione per far esistere questa esperienza, perché credono nell'esperienza prima di tutto e nel fatto di poter fare un percorso di valle. E queste effettivamente sono persone che appartengono a luoghi anche molto diversi e molto, molto lontani della valle. Ecco, un'altra cosa che ci tenevo a dire è che il cammino, proprio perché non ha la volontà, questa idea di cammini, ora parliamo del cammino dei ribelli, ma ci sono tantissimi cammini in Italia che hanno questo stile, no? Che è stato ben inquadrato anche negli interventi precedenti. Il bisogno, la volontà, non è la smania di vendere un territorio, di rendere commerciabile un territorio. Quella può essere anche una conseguenza, però nell'ottica appunto di microeconomie che vanno a comporre l'essenza di un territorio, che possa intanto sopravvivere, non spopolarsi, ma anche attrarre energie nuove, soprattutto attrarre energie nuove. Quindi l'esigenza non era e non è, anche nella nostra opera di narrazione, quella di raccontare rose e fiori del territorio, dire che è tutto bello, è tutto perfetto, vi facciamo vedere queste cose qua che sono quelle belle e le altre le teniamo un po' sotto la tenda. Noi investiamo molto, quando i camminatori ci contattano prima di partire, nel tratteggiare quello che è un po' la situazione del territorio in quel momento. E in questo caso vedete la frana di Carrega, che è stata una grande criticità di quest'anno e che ci ha spinti a fare subito una serie di sopralluoghi per trovare una variante a piedi che potesse aggirarla. Ecco, per tutti questi tipi di criticità noi investiamo molto nel rendere anche responsabile un po' il camminatore che arriva, per fargli capire che sta compiendo un gesto importante per noi nello scegliere di venire a camminare sui nostri sentieri, perché ci sostiene, ci aiuta e ci aiuta anche appunto a individuare, a capire meglio le criticità che abbiamo e come poterle superare. Vi assicuro che tantissime persone che finiscono prendono la briga di scriverci una mail o un messaggio anche molto lungo per raccontarci la loro esperienza, le loro sensazioni, mandarci le foto, ma anche un elenco di suggerimenti, cosa potreste fare per migliorare, che cosa abbiamo notato di cui dovete tenere considerazione. E questo è una cosa che dà molta soddisfazione, cioè ci ripaga del fatto di essere sinceri, di dire guardate, quest'anno sulla quinta tappa l'ospitalità è più spartana, è più complicata, perché c'è una persona anziana, è l'unica persona che è rimasta lì e ospita, quindi non aspettatevi trattamenti di lusso, cercate di capire la situazione, fate quello che potete e perdonateci per il disagio. Questa cosa qua paga molto, perché le persone si sentono anche un po' responsabili e colgono anche di più il valore del loro scegliere di venire proprio lì, non perché ho bisogno di camminare, allora vado qua, vado là, spunto i cammini uno dopo l'altro. Scelgo di andare lì e di mettermi anche, espormi, vulnerabile, a stringere relazioni con un territorio, le sue persone, i suoi caratteri, le sue criticità. Ecco, volevo concludere con un paio di immagini che mi sono risuonate dagli interventi precedenti e anche quello che ho riflettuto un po' per venire qua sul titolo che avete dato a questa giornata, a questo incontro. Ecco, direi che l'esperienza del Cammino dei Ribelli, che è ancora all'inizio e anzi ha bisogno di tutta la buona volontà e l'aiuto, anche i suggerimenti e le disponibilità, quindi rinnovo anche qui l'appello a coinvolgersi per chi ne avesse voglia,
nella sua ambizione massima, io direi che vorrebbe facilitare come esperienza delle scelte di vita, più forti, più radicali, sia in chi è sul territorio e accoglie le persone, sia in chi arriva a camminare. Perché risponde un po' a quello che vediamo tutti i giorni, che è il nostro momento storico, che è un momento storico che ci richiede delle scelte anche delle inversioni di rotta, delle trasformazioni, e non c'è nulla come il camminare che possa avere questa capacità trasformativa sull'animo umano, non c'è nulla come il cammino a passo lento e l'incontro dentro il cammino che possa rimetterci un po' predisposti a imparare qualche cosa di nuovo. Ecco, nelle situazioni della nostra vita poi spesso adottiamo un po' la nostra esperienza, ci irrigidiamo, volenti o nolenti, ma nel camminare ritorniamo un po' vulnerabili, siamo capaci di farci anche contaminare da buone idee, da buoni esempi altrui. Quindi questa è un po' l'ambizione. È chiaro che tante volte questo discorso non viene capito, è difficile capirsi, no? Anche prima si parlava a volte di una mancanza culturale su territori spopolati, è normale, è ovvio, succede così, e quindi è difficile spiegare che un progetto non ha un obiettivo dal giorno dopo di trasformarsi in monetizzazione, di trasformarsi in numeri, in risultati, ma vorrebbe avere un'ambizione più profonda, cioè quella di proporre occasioni di trasformazione interiore, sia per chi è residente, sia per chi arriva. E questo effettivamente, se si guarda poi bene, avviene, perché tante persone della valle hanno cambiato il loro approccio anche alla valle stessa e al modo di abitarla e al modo di guardarla, e tante persone che sono arrivate se ne sono andate dicendoci grazie, perché era un momento della mia vita in cui avevo questi slanci, queste angosce, questi bisogni, e me ne vado da qua con gli occhi pieni anche di esperienze virtuose, di esperienze che non avrei mai detto potessero trovare posto in un territorio del genere, di gente che ha ricominciato, di gente che è passata dalla città alla campagna, che ha riscoperto l'agricoltura, che ha riscoperto la viticoltura o le culture tradizionali e così via. Ecco, mi piaceva chiudere con questa idea che La civiltà del camminare, che veniva citata da Piacentini, io credo che ci faccia riscoprire meglio due dimensioni essenziali della nostra vita, soprattutto in questo momento storico, e che sembrano cozzare tra di loro, invece sono complementari. E una è proprio la dimensione di comunità, cioè delle comunità che noi abbiamo bisogno di ricostruire, di rifondare e anche di generare dal nuovo, da zero. E l'altra è quella del nomadismo, il fatto che l'essere umano per millenni è stato nomade, e questa cosa poi noi negli ultimi secoli l'abbiamo un po' dimenticata, non ce l'abbiamo più tanto nella pelle, però quando ci mettiamo a camminare riscopriamo questo, che la dimensione di nomadismo non dobbiamo perderla del tutto, perché è solo lì che alcune cose del nostro essere umani le riscopriamo e le realizziamo davvero. E in ultimo, sentivo l'ultima volta che abbiamo fatto un altro convegno simile a questo, un antropologo diceva che per molti anni, per molti secoli, la vita dell'Appennino si è basata su beni privati ma di uso comune. Questa cosa poi è stata un po' stravolta dall'epoca dell'industrializzazione, dove insomma il bene privato uso privato, il bene comune uso comune, e quindi sempre col bisogno o di avere solo per sé o che ci sia qualcosa per tutti sempre disponibile che sia garantito da un ente terzo, no? Invece la microeconomia dell'Appennino si basava su bene privato uso comune, quindi anche questa idea di riscoprire un uso comune, e in questo i bivacchi che si citavano prima sono un'esperienza bellissima. Che cosa sono i beni comuni? Ecco, questa cosa i cammini ce la possono dare particolarmente, perché nella semplicità e nella purificazione anche materiale che siamo costretti a fare quando ci mettiamo in cammino, abbiamo veramente la possibilità di riassaporare quello che è la preziosità, l'efficacia
e la forza di un uso, di una destinazione universale dei beni, potremmo dire, per tornare a citare la Laudato Si, che è già stata citata. Io vi ringrazio e chiederei, se è possibile, ancora 2 minuti, 3, e vorrei chiedere se c'è ancora Paolo, che è un amico del cammino, che è sotto vari cappelli, attivo in valle e non solo, perché è un esempio personale appunto di un incontro che io ho avuto, vieni, che io ho avuto in valle, arrivando da Genova a proporre questo strano progetto, e mi faceva piacere anche che ci raccontasse brevemente, dal suo punto di vista, che cosa è stata questa un po' pazza avventura che è il Cammino dei Ribelli. Grazie Giacomo. Si sente? Allora, naturalmente Giacomo è stato così esaustivo nel descrivere sia la sostanza sia lo spirito di questa iniziativa che difficilmente io posso aggiungere qualcosa di significativo. Posso riferirmi intanto al mio primo incontro con Giacomo quando ancora, mentre stava elaborando la sua tesi, immagino, è venuto a trovarmi a casa in questo suo percorso di ricerca che ha portato poi alla realizzazione del progetto. Perché Giacomo non ha soltanto tracciato sulla carta un percorso, è andato a cercare persona per persona tutti quelli che hanno scritto, pensato, lasciato qualche testimonianza sul territorio interessato dal percorso. E così è venuto anche da me e mi ha fatto molto piacere intanto constatare che aveva letto una buona parte dei miei libri, che è una cosa abbastanza rara che mi accada, e poi comunque questo dialogo mi ha subito fatto intravedere delle prospettive di sviluppo molto, molto positive. Io in realtà non ho fatto molto fisicamente, praticamente, per il Cammino dei Ribelli, diciamo. Quello che però voglio sottolineare è il valore, siccome io mi occupo di temi etnografici, antropologici, è il valore anche di ricerca culturale che ha questo percorso. È un po' come la vedo io, il mio punto di vista su questa cosa, viziato appunto dal tipo di impostazione della mia ricerca. Come questi percorsi di queste persone che attraversano i paesi diventino anche sempre momenti di incontro con persone del territorio, e alcuni sono anche indicati come referenti, per ogni paese c'è qualcuno indicato quando è possibile come persona da cui andare, ovviamente previo avviso precedente, a chiedere, a farsi raccontare la storia del paese, storie, aneddoti, qualsiasi cosa che possa arricchire l'esperienza di questo cammino. Che è un po' nello spirito del trekking, diciamo, no? Il trekking nasce anche con questa ottica, con questo spirito. E direi che in questa valle dobbiamo pensare che qui, nel nostro percorso, quando uno arriva in un paese, non è che si trova il sindaco con la banda ad accoglierlo, magari non trova proprio nessuno, oppure una persona che apre la finestra e una persona che apre la finestra, ti guarda un po' di sottecchio e poi magari decide se scendere o se chiudersi dentro, ma il più delle volte, se ci si approccia con il giusto rapporto, scende, magari ti offre anche da bere, un bicchiere di vino, il caffè, eccetera. Perché appunto, sappiamo, sono paesi spopolati e il lavoro è stato proprio anche quello di creare questo rapporto tra questi viaggiatori, questi pellegrini, questi camminatori e queste residue comunità di persone che per qualche motivo sono rimaste lì oppure ci si trovano momentaneamente perché è la stagione estiva. E che comunque hanno tutto il desiderio,
magari anche solo inconscio, di far riemergere quelle che sono le forme di un'antica ospitalità, perché nei nostri paesi era normale, nei tempi precedenti l'abbandono e lo spopolamento, che se una persona capitava, un mercante, un mulattiere o qualcuno che capitasse per qualsiasi motivo, venisse accolto. Sì, dicevo, in un certo modo questo progetto, questo far viaggiare persone per i paesi, ha anche stimolato il rinascere, il riemergere di questo spirito di ospitalità, che era quello tradizionale, quello che in questi paesi ha sempre caratterizzato l'indole e la cultura. Delle nostre comunità, al di là di idealizzazioni varie, però di fatto sostanzialmente se uno arrivava in un paese e aveva bisogno di qualcosa veniva accolto, e tutto questo è stato un po' invece minato, cancellato dai grandi sommovimenti, dalle grandi trasformazioni, dal deterioramento del tessuto sociale legati appunto al fenomeno dell'abbandono e dello spopolamento che è stato più volte richiamato in questa giornata. E questo percorso, ecco, secondo me tra i molti suoi pregi, anche quello di aver fatto riemergere questi tratti culturali, caratteriali, sociali, delle comunità interessate da questi incontri. E, niente, io direi che questo è un po' come io ho... al di là, oltre, insomma, tutto quello che io posso aggiungere, oltre le cose che ha detto Giacomo, che sono inquadrano in maniera, direi perfetta il progetto del Cammino dei Ribelli. Va bene, grazie.